Buongiorno da Vallelunga e benvenuti alla seconda gara del campionato italiano di Formula 4, che è iniziato ieri con una bella vittoria di Gianluca Petekov in una corsa condizionata dal maltempo e quindi dalla safety car che darà il via a questi ragazzi, ai 34 presenti qui a Vallelunga anche oggi, perché dopo la gara di Formula Regional, che si è disputata di fatto sull'asfalto bagnato ma senza pioggia e anzi con un timido sole che stava spuntando, è grandinato addirittura durante la gara dei prototipi, per cui la pista è davvero in pessime condizioni, soprattutto dalla staccata dei cimini fin verso la curva Campagnano, e vedete che ci sono già dei grossi problemi per alcuni dei protagonisti, ad esempio per Grégoire Sossì, che partiva in prima fila con il secondo tempo che proprio alla frenata del tornante ha perso totalmente l'aderenza della propria Tatus ed è andato a collidere contro la protezione esterna, quindi già una grossa sorpresa prima ancora dell'inizio della corsa. Ma abbiamo Camilla Ronchi con Giancarlo Minardi. Sì Guido, buongiorno a tutti. Come dicevi, l'incognita oggi è il meteo, anzi non è tanto un'incognita, ma è sicuro che la gara sarà difficilissima. Abbiamo visto proprio qui dal maxi schermo le immagini dell'uscita di Grégoire Sossì, quindi inizia male prima ancora di iniziare. Ma sono una strana primavera, condizioni veramente difficili, l'abbiamo visto nelle gare precedenti, c'è stato molto utilizzo di safety car onde evitare guai peggiori. Purtroppo abbiamo visto anche adesso nel giro di ricognizione una vettura che è uscita di strada, quindi ritarderà questa partenza. Speriamo di vedere un po' di spettacolo, di poterli fare girare il più possibile senza le condizioni di sicurezza, e quindi vediamo, speriamo di vedere una bella gara. Grazie Giancarlo. Beh, anche prima parlavo col direttore di gara, mi diceva comunque la sicurezza prima di tutto. Sono sì dei professionisti, ma sono dei ragazzi giovani, alcuni hanno 15 anni e non hanno mai corso con una monoposto. Allora, per quanto riguarda, abbiamo le prime Roman Stanek, che è un rookie, ha fatto benissimo anche ieri. So, starting from pole on a wet track, your thought? It feels good to start on pole, but of course the race is long, so we will see how it goes. Quindi è bello partire dalla pole position, però chiaramente sente la difficoltà di questa situazione, una gara che sarà sicuramente difficile, soprattutto abbiamo visto anche nell'esperienza degli scorsi anni, è molto molto delicata la partenza. Ma andiamo a sentire Aido Cohen, un altro protagonista. So, how do you feel starting on a wet track? Come ti senti partendo qui dal tracciato così bagnato? In the qualifying we had a good pace on the wet track, so I feel good and I think it will be a good race. Ok, quindi chiedo a Guido di tradurre, perché non ho sentito la risposta per un problema tecnico. Tranquilla Camilla. E Guido, ti lascio la linea e buona continuazione, buona gara con gara 2 della Formula 4. Grazie Camilla, no, ha semplicemente detto che durante le qualifiche aveva un ottimo passo, che si trova particolarmente bene in queste condizioni, ma le condizioni delle qualifiche erano ben diverse perché c'era molta più pioggia, c'era molta più acqua, quindi c'era una sorta di costanza nell'utilizzo delle gomme. Qui invece continuano ad esserci dei tratti più asciutti, degli altri molto bagnati, allagati, e soprattutto c'è un'incognita di un meteo che cambia ogni minuto. La gara precedente, quella dei prototipi, ad esempio, nel momento in cui i piloti hanno azionato il pulsante per mettere in moto il motore, è iniziato a piovigginare. Quando il direttore di corsa ha fatto rientrare la safety car, ha grandinato per 30 secondi, ma quel tempo utile per allagare una pista che poi è diventata davvero impraticabile. Vedremo che cosa accadrà con una Formula 4 che ieri di fatto ha disputato due giri, il giro iniziale, poi c'è stata una serie di uscite di pista, tanti giri in regime di safety car, poi ripartenza e di nuovo safety car, e comunque il tempo limite era stato raggiunto, la sospensione della gara è arrivata quando mancavano due minuti alla fine. Immagine per l'autore della pole position, come vedete pilota del Sauber Junior Team, Roman Stanek, pilota ceco della Repubblica Ceca naturalmente, che è al comando del campionato tedesco di Formula
4. Ieri partiva in seconda fila, ha sbagliato la partenza, però è riuscito ad arrivare in quarta posizione e ha vinto la classifica dei rookie. In seconda fila dietro Stanek, perché difficilmente secondo me Sossi potrà prendere la partenza, perché dovrebbe avere danneggiato. Siamo con il vincitore di gara 1 ieri, con Gianluca Petekov. Gianluca, yesterday you won. Sorry, just a moment. It's okay. Yesterday you won a fantastic victory, but today is another day. Yeah, team did an amazing job yesterday through qualifying the race. We're about to come out with a win, but yeah, it's true. Today is another day. Starting from P5 now and P3 later, we'll focus on the job and try to take home as many points as possible. Thank you. Allora cercherà, oggi è un giorno diverso, ieri è andata bene, oggi è un giorno differente, cercherò di accumulare più punti possibili. Le condizioni della pista non sono certamente ottimali, come potete vedere sul rettifilo non è che sia bagnatissimo, piuttosto è umido, è nella parte centrale della pista e nella staccata velocissima, perché ci entro in quarta e in terza della curva Cimini, che la pista è allagata, e poi verso la Campagnano ci sono delle situazioni di criticità. 5 minuti la partenza che avverrà dietro il regime di safety car. Gianluca Petekov, vi dicevo, ha vinto ieri davanti al russo Belov, che è il campione dell'Est Europa in carica, un pilota russo davvero molto promettente, che ha usato parecchio il cervello ieri, e tra le sorprese c'è stato Paul Aron, campione europeo di kart. Do you like racing on wet track? Yeah, I don't mind a wet track. I was hoping for dry, but the car feels good. I'm feeling confident in the wet. So, yeah, we'll see. Okay. Allora, Paul Aron, fratello di quel Ralph Aron che corre in GP in Formula 2, ma che ha vinto il titolo italiano di Formula 4, che è qui presente un po' come aiutante della direzione sportiva del Team Prema al proprio debutto nell'automobilismo, ha detto in genere preferisco l'asciutto, non ho una grande esperienza sul bagnato, però la vettura mi sembra abbastanza bilanciata. Paul Aron ieri ha disputato una bellissima gara, è arrivato in quinta posizione davanti al proprio compagno di squadra Rasmussen. Ecco la griglia con Roman Stanek, Grégoire Sossi, credo che non partirà dopo la leggera botta nel suo giro di riscaldamento, poi Aido Cohen, pilota israeliano, davanti a Ivan Berez, Gianluca Petekov, Oliver Rasmussen, Lucas Roy Alecco, Paul Aron, Mikhail Belov, altro grande protagonista ieri, secondo classificato davanti a Joshua Durksen, che invece ieri si è ritirato, poi Giorgio Carrara, pilota argentino, a fianco di Alessandro Famularo, in terza posizione ieri ha portato in alto i colori del Venezuela, e via via tutti gli altri, con Andrea Rosso che è il primo degli italiani davanti alla Ganella. A proposito di italiani, ieri Nicola Marinangeli era stato il migliore, non a posizione per lui, ma è stato penalizzato per avere effettuato dei sorpassi in regime di bandiera gialla, e quindi il migliore italiano è stato il debuttante Simonazzi, che però non prende punti perché non disputerà tutto il campionato, vuole mantenere lo stato di rookie per la prossima stagione. Simonazzi, con il suo 13° tempo, il pilota di Reggio Emilia, è stato il migliore tra i nostri. Ecco le immagini per Roman Stanek, un ragazzo cieco, molto tranquillo, molto sereno, grande stella del kartismo europeo, ha vinto anche parecchie gare in Italia negli anni passati, che quest'anno ha trovato in Gianluca Petekov un proprio sparring partner ideale, soprattutto in Germania. I due sono in lotta per il titolo e stanno occupando le prime due posizioni di quel campionato. Ma il campionato italiano è quello di fatto che potremmo definire il campionato mondiale. Come vedete, piloti di tutte le nazionalità, si tratta del vivaio più importante a livello internazionale che possa esserci, e vi mostriamo proprio i punti critici della pista. Come vedete, pur essendo adesso in fuori traiettoria, ma quando si partirà realmente si cercheranno tutti i pertugi, ci sono delle pozze che potrebbero causare degli acquaplaning, far perdere l'aderenza a queste vetture. 160 cavalli con il loro motore Abarth Fire turbo,
per questa vettura, la Tatus, che di fatto è la sorellina minore delle vetture che avete visto in precedenza, ovvero la Formula Regional. Nonostante il maltempo, o forse agevolato dal maltempo che ha interrotto il lungo weekend del ponte del 25 aprile e del 1 maggio, c'è tantissima gente a Vallelunga che è venuta a gustarsi questo grande weekend dei campionati italiani dell'ACI, che vedono Formula 4, Formula Regional, il campionato italiano Gran Turismo un poco come le stelle, le manifestazioni più importanti di questa lunghissima stagione che inizia per il settore delle monoposto ufficialmente a Vallelunga e poi toccherà sia a tutti gli impianti italiani più importanti, perché le prossime gare saranno a Misano, ad Imola, al Mugello, e poi si andrà al Red Bull Ring, all'Ungaro Ring, poi si tornerà in Italia con Imola, Monza, ancora Vallelunga e infine il Mugello e poi ancora Monza. Il gruppo è compatto, si partirà in regime di safety car, la gara dura 30 minuti più un giro, quindi di fatto è già partita, vedete che il cronometro è già scattato. Quando il direttore di corsa avrà abituato di fatto il pilota della safety car, avrà abituato di fatto tutti i piloti a considerare le zone più o meno rischiose della pista, credo che il direttore di corsa darà il via per una gara che dovrà essere molto tattica per questi ragazzi che sono abituati alle gare sul bagnato, molti sul kart, ma non sono abituati alla guida, alla reazione di una monoposto che è assolutamente diversa da un certo punto di vista, come guida è più morbida ma è anche parecchio più faticosa in alcune condizioni, c'è l'utilizzo del cambio, c'è da capire quando poter dare gas, c'è un altro tipo di erogazione della potenza, meno brusco, più dolce, e c'è soprattutto anche l'impianto di sovralimentazione di questo motore. Stanek ha consentito al suo team US Racing di partire in pole position, è un bel weekend per il team di Ralf Schumacher, il fratello di Michael e il papà di David Schumacher, perché proprio David Schumacher ha vinto ieri la gara 1 di Formula Regional, oggi è andato peggio in settima posizione. Stanek è stato grandissimo protagonista nella gara di ieri di Formula 4, vincendo la classifica dei rookie, ovvero degli esordienti, e ottenendo un ottimo quarto posto. Ma attenzione anche ad Aido Cohen, che è un pilota esperto, ha già corso l'anno scorso nella Formula 4 italiana, è arrivato 19esimo nel campionato tedesco, e soprattutto attenzione sia a Berez sia a Gianluca Petekov, che di fatto è l'uomo che tutti indicano come quello da battere nel campionato, perché è un pilota, e nonostante la sua giovanissima età, già esperto, è un pilota che è stato protagonista del campionato italiano di Formula 4 l'anno scorso, è un pilota che quindi ha acquisito quelle conoscenze e quella perizia di controllo del mezzo per poter puntare alla vittoria, e già le sue dichiarazioni spero di guadagnare dei punti importanti significano che ha la maturità tale per guardare non alla singola gara, non al singolo evento, ma a guardare nella sua complessità un campionato che inizia, che è iniziato ieri e che è forse il più difficile tra quelli che si disputano nel mondo. La safety car rientrerà in questo giro, i piloti stanno affrontando l'uscita della curva del semaforo, stanno andando al tornante con Stanek, che potrebbe approfittare della mancanza di Sossì per prendere un buon vantaggio. Ricordiamo che Cohen non ha ottenuto dei grandi risultati in passato, Berez è un brutto cliente perché è un pilota che è arrivato quarto nella Formula 4 dell'Est Europa, quinto nella Formula 4 finlandese, ma adesso partono perché la safety car è rientrata con Stanek, che è partito al comando davanti a Cohen. I sorpassi possono essere effettuati da questo momento con Cohen che è andato in scia al pilota ceco, mentre c'è il gruppone compatto
alle loro spalle. I due hanno preso un certo vantaggio su Perez e Petekov. C'è già un errore all'uscita del curvone, vedete che Perez adesso viene pressato dal duo della prima, Petekov, Rasmussen, poi ci sono Royal Eco, Polaron. C'è un po' di confusione con Stanek che ha sbagliato, è uscito troppo largo dalla curva dei Cimini, per cui Cohen è passato a sorpresa al comando, con Stanek in piena crisi che è stato superato, ve l'avevo detto, della visione tattica della corsa di Gianluca Petekov, che è secondo, ma secondo me è già pronto per andare ad offrire la propria zampata ai danni di Cohen. Infatti qui alla curva Campagnano allarga il pilota israeliano e Petekov prende il comando delle operazioni, mentre Perez è in terza posizione, ma è entrato in questo momento in pista di nuovo la safety car, quindi situazione neutralizzata con Stanek, Cohen, Perez e Stanek che è retrocesso, ha perso tantissimo terreno. Ci sono dei piloti però che con safety car, con regime di safety car esposta, stanno cercando di superare, quindi è probabile che come è accaduto ieri ci possano essere delle penalizzazioni. Purtroppo i piloti, i ragazzini, ecco, guardiamo che cosa è successo: una vettura dello Jenser va in testa a coda e poi viene toccata da chi procedeva alle spalle, quindi due vetture in piena traiettoria e con Erwin Zanotti che è andato in testa a coda con la vettura del Mücke Motorsport, scusate, quella bianca e rosa sono i colori che contraddistinguono la squadra del padre di Stefan Mücke, che è un ottimo pilota. Rallenta la safety car, vedete, per raggruppare tutti quanti, con Gianluca Petekov che comunque in un giro vero disputato ha dimostrato, ve l'avevo detto, di possedere forse una maturità maggiore rispetto a tutti gli altri. La classifica è Petekov, Cohen, Stanek, Rasmussen, Perez che è retrocesso in quinta posizione, ma io credo ci potranno essere dei cambiamenti perché nel momento in cui è stato esposto il regime di safety car la classifica vedeva Petekov, Cohen, Perez, poi Rasmussen e Stanek, però noi diamo quello che vediamo nel monitor, il monitor ci dice Petekov, Cohen, Stanek, Rasmussen, Perez e Dürksen. Coinvolto purtroppo nell'incidente determinato da Erwin Zanotti anche il miglior pilota italiano di ieri, ovvero il reggiano Simonazzi, che pur essendosi sparato, come si dice, al di là della via di fuga per evitare il testa a coda del connazionale. Allora, guardiamo quello che è successo con Petekov che infila Cohen. Mi dicono dalla regia, mi dice Matteo Losa, però è possibilista, dice forse in regime di safety car. Secondo me l'indicazione della safety car è arrivata dopo, subito dopo il sorpasso di Petekov, mentre potrebbe avere superato in regime di safety car pilota che partiva in pole position. Intanto la direzione corsa continua a confermare la presenza della safety car ancora per qualche giro. Come vedete, in queste condizioni diventa difficilissimo controllare le monoposto e bisogna usare molto cervello. È chiaro che l'esperienza di Petekov, stiamo parlando di uno dei piloti che conoscono meglio questo campionato, conta, però quando si parla di esperienza pensate a 16 anni. Camilla Ronchi. Gerald, US Racing, really tough race, probably the worst condition because it's not wet, it's not raining, so it's difficult to find the right setup. Yeah, for sure, but it's still pretty wet. It's drying out now a bit, but I think the race will end on wet tires, so we have to see.
Are you ready with the slick also? I don't think, to be honest, because it's drying really slow, but maybe cars midfield or further back, maybe they will opt on dry tires. What do you think about that championship? To be honest, we think race by race, because we came here for the first race now with Roman Stanek, with a rookie, and he did really well, and now we have to see what's going on for the rest of the season. Okay, can you tell me something about the championship, about many drivers, a lot of car, really competitive race, is true? Yeah, absolutely, it's a great field, and happy to be in Italy, and I think it's a good championship here to race. Thank you very much. Thank you. Uno dei responsabili della US Racing, il socio di Ralf Schumacher nella gestione di questa squadra, ha detto non credo proprio che si possano montare le slick, perché le condizioni della pista, nonostante adesso non stia piovendo, non paiono migliorare, quindi come si è partiti si arriverà. Per quanto riguarda il campionato, è molto piacevole essere in Italia. E nello specifico, parlando di Roman Stanek, che è un poco la loro prima guida, pilota del Sauber Junior Team, noi siamo dei rookie e dobbiamo guardare gara per gara, è ancora un po' prematuro parlare di campionato, mentre la direzione corsa conferma che ci sono state delle vetture che probabilmente hanno superato in regime di safety car, questo regime, non quello precedente, perché prima del via tutti sono stati molto corretti, quindi per il momento non sappiamo chi sono i piloti nel mirino. La direzione corsa dovrà riguardare le immagini non quelle che vediamo noi dai nostri monitor, ma le immagini che l'autodromo di Vallelunga, che è completamente coperto dalle telecamere, è un sistema rivoluzionario, è uno degli autodromi più moderni in Europa da questo punto di vista, offriranno alla direzione di corsa. E in questa grande panoramica nel mega monitor che hanno a disposizione i commissari sportivi, poi verranno prese le decisioni. Per il momento noi guardiamo una gara che sta riprendendo, che riprenderà invece, no, comunicazione sbagliata, la safety car prima avevano deciso di uscire e quindi far riprendere la corsa, comunque il tempo sta scorrendo, poi probabilmente capiterà il prossimo giro. Dicevamo che è una gara che è abbastanza interessante dal punto di vista della gestione tattica. Il problema dei sorpassi in safety car è che questi ragazzi spesso e volentieri conoscono poco i regolamenti, sanno guidare bene, ma non si accorgono che ci sono anche delle procedure e c'è un rispetto da conoscere, delle normative da conoscere, perché i veri professionisti devono sempre correre conoscendo quelle che sono i vari articoli del codice sportivo internazionale, e con le bandiere gialle e con il regime di safety car non si possono superare i piloti che si hanno di fronte, siano anch'essi doppiati in questo caso. Comunque questi ragazzini stanno imparando, hanno delle grandissime potenzialità, vi avevo detto ci sono dei campioni europei di carte come Paul Aron, ci sono dei piloti, parlavo prima dell'intervento di Camilla Ronchi, che vengono considerati molto esperti, come Gianluca Petekov, che ha 16 anni, quindi pensate il livello anagrafico medio, potrebbero essere i figli degli attuali grandi piloti di Formula 1 questi, e in 2 o 3 anni molti, i migliori, ma direi anche molti di questi ragazzi arriveranno al professionismo, chi andrà in Formula Regional, chi in Formula 3, chi poi salirà in Formula 2, chi si darà alle ruote coperte. Insomma, è un inizio di carriera scoppiettante per i migliori talenti europei che hanno scelto questa formula, una formula addestrativa fondamentale, direi basilare, proprio per imparare tutti i segreti della guida in monoposto. Sono vetture che hanno delle prestazioni molto vicine a quelle delle Formula 3 dei 10-12 anni fa, non per niente montano un motore che ha 160 cavalli, sono molto leggere, hanno tutti
Gli aiuti aerodinamici e anche le grane aerodinamiche da risolvere, quindi il pilota deve riflettere, ragionare col proprio ingegnere su come mettere a punto la vettura, le varie incidenze delle ali, le varie camber, caster, la regolazione degli ammortizzatori, insomma, devono fare i piloti al 100% professionisti, ma rientra in questo momento la safety car ai box, quindi riprende la gara con una classifica provvisoria che vede Petekov davanti a Cohen, Stanek. Ragazzi, dovete allinearvi, dovete stare uno dietro l'altro e non cercare di superare. Parte Petekov, inseguito da Cohen, poi Stanek, Rasmussen, Perez, via via tutti quanti. Il sorpasso da questo momento si può fare, stanno andando verso la curva dei Cimini ed ecco subito un pilota che sta superando prima della bandiera verde della direzione gara, quindi verrà penalizzato con Petekov che è al comando con Cohen, Stanek che sta per essere attaccato da Rasmussen, mentre alle loro spalle vedo vedo due vetture che vanno, si agganciano ai Cimini. Sono una vettura della Prema, potrebbe essere quella di Polaro, e l'altra potrebbe essere, non vorrei dire una scioccazzo, vorrei dire una vettura dell'argentino Carrara. Quindi sono Carrara e Aaron che sono usciti di pista con Petekov davanti a Cohen, poi Stanek, dietro il quale non c'è più Rasmussen, ma dovrebbe essere Durksen ad avere preso la posizione, questo Rasmussen, davanti a Belov che sta per essere attaccato dalla vettura di Durksen. Eccolo qui Durksen che va anche all'attacco di Rasmussen, lo porta all'esterno del tornante, riesce a passare Durksen, riesce a passare Rasmussen, quindi guadagna due posizioni in un colpo solo. Rasmussen e Belov in crisi probabilmente con il loro set di gomme, mentre Petekov ha messo qualche secondo, qualche metro di vantaggio nei confronti di Cohen, che pur non avendo preso punti l'anno scorso nel campionato italiano, vediamo quello che succede. Vedete che la vettura di Aaron è entrata all'interno di quella di Carrara, poi si sono agganciati e sono usciti belli belli assieme alla curva dei Cimini. Poi c'è stato un errore da parte, credo sia di Tot, il pilota ungherese di Berez, scusate, che è andato in testa a coda, quindi gara nervosissima con Cohen che adesso si è avvicinato incredibilmente a Petekov, e Stanek che tiene abbastanza bene Durksen. Più in crisi invece Famularo, terza posizione per lui ieri, che sta lottando con la vettura di Laganella, che per il momento è il migliore italiano e anche il pilota italiano più esperto. Guardateli assieme, Famularo e Laganella, ruota contro ruota, con Laganella che ha la peggio con la vettura della Baite, che è compagno di squadra di Belov, mentre Cohen mi sembra che abbia le temperature delle gomme più ottimali, perché sta andando alla caccia proprio di Gianluca Petekov. Per il momento il giro più veloce è quello di Rasmussen, mentre mancano 10 minuti più un giro alla conclusione della corsa. C'è un errore da parte della vettura di Alex Nyos, che riesce comunque a mantenere la posizione su quella di Webster e quella del giovane italiano rosso al debutto nell'automobilismo. Dopo una bellissima carriera in kart è stato scelto assieme a Lorenzo Ferrari dal team Antonelli come guida.
guida in questo difficilissimo campionato, che vede al comando Gianluca Petekov davanti a Cohen per 9 decimi, poi Stanek Turksen, che sono uno attaccato all'altro, poi Belov, Rasmussen, Famularo, Laganella, Alatalo, Gnos, Ferrari, Webster, Rosso, Auger, Krutten e via via tutti gli altri, con Nicola Marinangeli che è in 16ª posizione davanti a Roy Alleco. Guardate quello che sta diventando un trenino per giocarsi la prima piazza, con il pilota di questi ultimi giri che è il danese Durksen, che è in 4ª posizione ma sta tirando, mentre la Ganella va all'attacco ancora una volta di Famularo e cerca di passarlo all'uscita della curva di Campagnano, mentre qui rivediamo Durksen, giro più veloce in questo momento di Belov. Valentinuzzi va su Durksen, che è stato protagonista di 2 sorpassi molto molto belli, è lì attaccato alla vettura di Roman Stanek, ma dietro di loro c'è Belov, altro pilota che ha una bella esperienza su queste monoposto e che ha agguantato il secondo posto nella corsa di ieri. Quindi tutto da rifare per quanto riguarda i giochi, io direi anche per la seconda posizione, perché mentre Petekov può godere dell'indiretto aiuto che gli sta dando Aido Cohen in seconda posizione, dietro di loro Stanek, Durksen e Belov stanno battagliando, e poi bisognerà vedere quello che accadrà dopo la corsa e vedere le eventuali penalizzazioni combinate dalla direzione nei confronti di quei piloti che hanno superato in regime di safety car. Ecco qui Belov, il pilota russo, campione della Formula Netz, che sarebbe quella del nord-est europeo, campione anche finlandese, ottimo ex kartista, pilota ufficiale dell'SMP. Vediamo qui che cosa sta succedendo alla staccata del Tornantino, con 2 compagni di squadra che quasi in un balletto, il primo esce, l'altro lo segue per solidarietà. È chiaramente un momento difficile, perché vanno a staccare dove ancora non è perfettamente asciutto e a volte basta un centimetro di allungamento della frenata per portare la vettura sull'erba, ma sono stati bravi tutti e due, soprattutto il primo, nell'evitare di andare ad urtare il muretto. Continuano le bagarre dietro il capoclassifica Petekov, con Cohen che viene attaccato in questo momento da Stanek, che prende il secondo posto. Stanek si sbarazza di quella che era la pressione di Durksen. Vedete come cambiano le situazioni giro dopo giro, fino a non tornata dietro Belov e Durksen soprattutto, sembravano i piloti più, quelli che avevano le macchine messe meglio proprio come temperatura e pressione delle gomme. Adesso invece è Stanek che ha ripreso dopo un momento di apparente crisi, si è sbarazzato di Cohen, e secondo me da questo momento in poi la gara può aprire delle porte proprio al pilota rumeno per tentare l'attacco a quello brasiliano. Abbiamo intravisto Andrea Montermini, che lavora per Bytec e soprattutto lavora per la crescita di Nicola Marinangeli, uno degli italiani che sono in gara. Gli altri sono Simonazzi, sono Laganella, grandissimo professionista, si trova in 7ª posizione e per il momento è il migliore tra i nostri portacolori. Poi ci sono Ferrari, abbiamo già citato Rosso, Carrara invece, poi c'è Venditti che si trova in 25ª posizione, che ieri si era ritirato. Qui c'è un testa coda per Roy Alleco, che è andato in testa coda ma potrà ripartire, mentre le immagini sono ancora per Durksen e Belov, che sono intruppati un poco e rallentati da Aido Cohen. Adesso non sappiamo se sta riprendendo a piovere, ma mi sembra di vedere che soprattutto nella zona della staccata della curva Soratte ci sia più pioggia rispetto ai giri precedenti, con Aido Cohen, il pilota israeliano, che l'anno scorso non aveva ottenuto punti nel campionato italiano,
che va a staccare all'interno, quindi totalmente in difesa la curva del semaforo. Adesso Durksen potrebbe tentare la manovra al tornante, va all'esterno, il danese si prende un grosso rischio, adesso tenterà all'interno di sfruttare la propria accelerazione, la migliore traiettoria all'ingresso della S-Coin. È costretto ad alzare il piede, lo ha alzato anche Beloff perché ha visto di fronte a sé un muro di due vetture che potevano andare a toccarsi, ma Beloff ci prova all'ingresso della Roma con Cohen. Vediamo in uscita che cosa accadrà. L'israeliano prende un rischio, va sul tappetino, ma resiste in quarta posizione, quindi è cambiato in quest'ultimo giro l'ordine con Petekov che ha 8 decimi di vantaggio su Stanek, poi Durksen, Cohen che adesso ci proverà, no, è troppo staccato da Cohen, quindi Cohen, Beloff e poi Rasmussen, Laganella, Alatalo Auger, e c'è un ritiro eccellente, c'è Famularo terzo, il pilota venezuelano nella gara di ieri che si ferma con un problema, sconsolato, stava guardando probabilmente la sospensione posteriore destra o il cambio, quindi sparisce un grande protagonista e questo consente a chi si trovava dietro al decimo posto di guadagnare una posizione. Classifica Petekov e Stanek che potrebbero giocarsi quando mancano di fatto 5 giri alla conclusione. Vediamo cosa succede. Infatti c'è stato un contatto, è stato toccato da Alex Nyos, Famularo. Probabilmente si è danneggiata la sospensione posteriore sinistra ed è questo il motivo, un braccetto credo, per il quale i ragazzi della prima e il pilota venezuelano stavano osservando proprio quel particolare abbastanza complesso della Tatus Formula 4. Ma torniamo nel vivo di gara perché ci sono un duello, quello per la prima posizione tra Petekov e Stanek, sono i due vincitori delle gare di ieri. Stanek è arrivato quarto ma ha vinto la classifica rookie, mentre Petekov è quella assoluta, e poi c'è una lotta di un trio per la terza posizione che vede per il momento Durksen, poi Cohen e Beloff. Molto più staccato Rasmussen che taglia il traguardo a 11 secondi e 9 dal leader in questo momento, Alatalo Auger, Laganella che è settimo davanti ad Alatalo ad Auger, quindi buona la prestazione di Laganello. E adesso sentiamo Famularo al microfono di Camilla. Alessandro, you should be disappointed. Could you give us your version about what happened? I don't know. I was turning to T11 and just one guy hit me in the break-ins. Disappointed because I was doing a good race. But it happens. We keep forward. We keep pushing. Yesterday was a really positive day for me. And we just keep pushing and learning. Thank you very much. Allora, sono molto sereni questi giovani piloti. Attenzione però, prima di tradurre Famularo, che c'è in piena crisi Gianluca Petekov con Stanek che è lì che vuole superarlo, quindi si ripete un duello che abbiamo già visto la settimana scorsa, il 27 aprile, in occasione della gara della Formula 4 tedesca. Ci sono state 3 gare anche lì, 2 vittorie da parte del pilota della Repubblica Ceca, 1 vittoria da parte di Gianluca Petekov. Insomma, è stato molto filosofo Famularo, ha detto al tornantino, ha indicato la curva numero 11 mi sembra, comunque il tornantino, qualcuno mi ha toccato, non ha frenato, mi ha centrato, mi ha danneggiato la sospensione posteriore, però sono cose che capitano, bisogna prenderla in filosofia, il campionato è ancora lungo. Accettiamo questo ritiro dopo la bella prestazione di ieri, anche perché ricordiamo a tutti quanti che alle 17:15 partirà, tempo permettendo, la terza e ultima gara di questo weekend per quanto riguarda le Formule 4. Ma seguiamo questi ultimi giri, mancano 53 secondi alla conclusione della corsa. Qui vedete che c'è un attacco nelle retrovie, mentre Durksen è sempre in terza posizione
e Petekov sta cercando di andare a prendere tutte le traiettorie dove ci sono delle chiazze d'acqua proprio per far rendere al massimo le proprie coperture per tenere a freno Roman Stanek quando mancano 19 secondi alla conclusione della corsa, quindi manca un giro e mezzo. Adesso stanno affrontando il semaforo, poi il tornatino con Stanek che si è fatto vedere all'interno della vettura di Petekov. Adesso Petekov sfrutta una traiettoria esterna al tornante, è seguito come un'ombra dal pilota della Repubblica Ceca. È scattato adesso il tempo, il cronometro si è fermato sullo zero quando transiteranno quindi fra circa 350 metri sul traguardo. Sarà l'ultimo giro, un ultimo giro che apre ad ogni possibilità, perché Stanek è molto vicino a Gianluca Petekov, potrebbe sfruttare la scia della vettura della Prema per cercare il sorpasso alla staccata della curva dei Cimini. E Cohen è molto vicino a Durksen, mentre Bielov è decisamente molto più staccato rispetto a tutti gli altri. Vedete che Cohen infatti ci prova all'esterno del Cimini con Durksen, niente da fare per il pilota israeliano. Laganella è in sesta posizione, ottima quindi la prestazione del pilota italiano davanti ad Alatalo, Rasmussen, Auger e Krutten. Ma andiamo alla Campagnano con le due traiettorie di Petekov e Stanek che si incrociano. Qui ormai è quasi asciutto, adesso andranno a cercare il bagnato. Si fa vedere all'esterno Stanek che vorrebbe probabilmente anticipare la traiettoria per chiudere all'interno e prendere la traiettoria migliore per andare alla trincea, e infatti ci riesce. Arriveranno appaiati alla staccata del semaforo, ma Stanek ha preso un certo vantaggio e quindi va a conquistare il primo posto. Ma non è finita, perché aspettiamo la reazione di Petekov, che comunque ha perso qualche cosina anche in uscita del semaforo. Quindi Stanek a sorpresa ha piazzato un colpo da campione proprio all'ultimissimo giro, alla terzultima corsa, mentre sta faticando Durksen a tenere Cohen. Ultimi metri per Stanek, che conferma il suo straordinario momento di forma, sta dominando in Germania proprio davanti a Gianluca Petekov e sta vincendo meritatamente la sua prima gara nel campionato italiano. Prima Stanek, Petekov, Durksen, autore di una grandissima corsa, poi Cohen, Bielov che è stato molto intelligente, ha pensato ai punti, e adesso attendiamo al traguardo il primo degli italiani, che è Laganella, che riesce, che però viene superato da Alatalo proprio all'ultimo secondo. Avete visto la vettura nera, peccato. Comunque settimo posto per Laganella che si pone davanti ad Auger. Per quanto riguarda Auger, partiva in ultima fila Auger. Gioia per il team US Racing per questa bellissima vittoria da parte del loro portacolori. Vi volevo sottolineare, ecco il sorpasso finale, ringraziamo Matteo Losa e Mauro Valentinuzzi che ci mostrano e ci anticipano spesso quello che riusciremo a vedere, mentre si arrabbiano in Prema, e probabilmente Petekov non aveva più la vettura in ordine. Comunque c'è molta lealtà tra questi ragazzi, che ripetiamo sono rivali nel campionato tedesco. Giro più veloce è quello di Stanek, 1:43.756. Bella questa gara, molto più avvincente naturalmente di quella che abbiamo visto ieri. Rientrano ai box, adesso bisognerà però vedere che cosa deciderà la direzione corsa, se ci saranno delle penalità, perché quando è apparso il regime di safety car ci sono stati dei cambiamenti repentini in classifica. Ordine d'arrivo provvisorio con Stanek, Petekov, Durksen, Cohen, Bielov, Alatalo, che proprio all'ultima curva ha superato il nostro Umberto Laganella. Comunque bella la prestazione d'assieme, anche Byte, che è un team italiano, buona la prestazione di Lorenzo Ferrari che è undicesimo, che è riuscito a stare davanti a Webster Aaron, ottimo anche Marinangeli, bene
rosso, insomma, gli italiani si stanno facendo onore, ma è chiaro che il personaggio di questa mattina è il ragazzino ceco Roman Stanek, che in Italia è già conosciuto perché vinceva ai tempi del campionato italiano karting anche la classe 60, quindi quando coi mini kart. Petekov è andato alla Pesa, viene congratulato dai ragazzi della Prema, un pilota che pensa al campionato. Secondo me ha avuto qualche problema di gestione di gomme proprio nel finale, questo ha consentito a Stanek di andare a cogliere una bella vittoria. Vi dicevo, un ragazzo molto umile, molto modesto, come tutti i cechi è assolutamente silenzioso all'inizio, molto professionale, ed è stato scelto non per niente dalla Sauber per creare il proprio junior team. Viene complimentato da tutti quanti, ecco Angelo Rosin. E c'è anche gioia nel team Mücke per la bellissima prestazione di Durksen, che è partito dalle retrovie e dopo la sfortunatissima gara di ieri, che è andato in testa a coda, aveva provocato l'uscita della safety car, oggi si è preso una bella rivincita. Applausi per Roman Stanek, concentrato, che sta disputando una straordinaria stagione agonistica, è il leader della Formula 4 tedesca, e adesso grazie a quel quarto posto di ieri e al secondo posto di oggi è secondo in classifica nel campionato italiano, che continua a essere saldamente nelle mani di Gianluca Petekov. Interviste di non c'è Camilla, ci sono gli highlights. Questa è la partenza in regime di safety car. In questo momento la safety car se ne va, poi c'è subito un testa coda che coinvolge Erwin Zanotti e il nostro Simonazzi. Entra in pista la safety car con delle posizioni di classifica che potrebbero cambiare poi alla fine, perché qualcuno ha superato in questo regime. C'è un altro incidente, si agganciano altre due vetture ed è il momento in cui Durksen dalle retrovie risale a suon di sorpassi, va ad annusare zona podio. Vedete che supera in questo modo la vettura di Rasmussen, poi c'è Stanek che si sbarazza di Aido Cohen, si mette in seconda posizione e va ad attaccare Petekov. Qui è Famularo che viene centrato dall'argentino Carrara, ritiro per colui che era arrivato terzo nella corsa di ieri, e questo è l'epilogo di una gara spettacolare con il bellissimo sorpasso da parte di Roman Stanek ai danni di Gianluca Petekov. In terza posizione Durksen, in quarta Aido Cohen, che comunque ha disputato un'ottima gara, e in quinta abbiamo Belov, in sesta Alatalo, in settima Umberto Laganella, ottava Auger, grande prestazione, partiva ultima posizione. E adesso Camilla Ronchi ai box con i protagonisti di questa corsa. Roman, you were amazing, what a fantastic overtaking you passed in the last time. How do you feel? It feels good, but one more race to go, so I hope I can repeat, but it will be hard. The race was quite long, but I could catch Gianluca and I overtook him and I won, so it's good. Thank you very much. So Gianluca, I know you are really, really disappointed. How do you feel? No, not disappointed. Of course, losing the win in the last lap is never great, but Roman did a good job through the race. I was able to do a very good start on the first lap before the safety car from P4 to P1. Then tried to manage the race, Horace in P1, started struggling a little bit with the tires in the end, but I think bringing P2 home and starting P4 and with the win yesterday, you lead in the championship, so it was a good beginning. Okay, thank you very much, and great first position for you. What do you think about that championship, Formula 4 Italian championship? Well, this race was very tough for me. I started from P12, so I had to overtake a lot of cars. It was very tough, really. I had a lot of battles. And yeah, the Italian championship is very competitive, so I like it very much.
Thank you very much. Grazie Camilla. Allora partiamo da Durksen, il terzo classificato. Ha detto: per me è stata durissima perché partivo in 12ª posizione, quindi sono stato costretto a rimontare. Questo campionato mi piace tantissimo. Petekov ha confermato che ha avuto qualche problema verso il finale di gara con il setup e soprattutto le gomme della propria vettura, mentre Stanek ha considerato che questi punti sono comunque importanti perché in ottica campionato, mentre Stanek, ve l'avevo detto, umilissimo, ha detto: ho fatto una bella gara, una gara che sembrava non finire mai, ho piazzato la zampata vincente, ma attenzione che ce n'è un'altra e spero di ripetere la stessa prestazione anche oggi pomeriggio quando noi ci collegheremo a partire dalle 17:15. Siamo in attesa di un podio con Roman Stanek, stellina del kartismo internazionale, al comando del campionato tedesco di Formula 4, Gianluca Petekov e Durksen ai primi tre posti di una gara di Formula 4 che è stata combattuta in maniera corretta e che è stata davvero spettacolare. Un bel antipasto questo di Vallelunga per una stagione che si preannuncia assolutamente equilibrata, perché ci sono i rookie. Stanek è un rookie, è un debuttante assoluto nel campionato, ci sono i debuttanti che sono già a livello dei piloti che hanno maggiore esperienza. Ieri era andato anche molto bene il fratello di Ralf Aaron, Paul Aaron, oggi è stato un pochettino più in ombra a causa dei numerosi contatti che ci sono stati a centrogruppo, però avrà modo di rifarsi in gara 3, la gara 3 che si annuncia quella calda. Su queste immagini noi vi diamo appunto appuntamento alle 17:15 per l'ultima gara della Formula 4 italiana con questo bellissimo duello tra Gianluca Petekov e Roman Stanek, ma chissà chi vincerà gara 3. È tutto vostro ragazzi. Una posizione per Gianluca Petekov, il vincitore Roman Stanek, Team US Racing.
Okay.